Ciao ragazzi, come va? Salve la gente! Ormai cambio sfondo ogni 5x3. Scusate i capelli da bravo ragazzo, poi comunque... Ma che cavolo di gioco vi ho trovato? Siamo tornati nel 2013? Comunque non affezionatevi troppo allo sfondo, ragazzi, sono in viaggio in giro per il mondo. Ogni 3x2 lo cambieremo, quindi... Domani ce ne sarà... No, domani non lo so però. Presto ce ne sarà forse un altro. Quindi, insomma, non affezionatevi troppo agli sfondi, ai miei capelli. Tutto è variabile in questi giorni. Vita in città, altre cose arriveranno presto. Scusate il ritardo. E vi ricordo, shop del Gabbiano in descrizione. Ma ora, vi piacciono le uova? Eh? Strapazzate? Qua sono le uova che strapazzeranno noi. Allora, questo è un gioco tipo Five Nights at Freddy's che devi sopravvivere fino alle 6 di mattina. Ehi, 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 guarda Winnie the Pooh. Che succede qua? Cosa sono? C'è Ronald pure. No, vabbè, l'hanno copiato benissimo. Sono Flumpy Bumpy. Oh no. Ok, hanno detto che questo uovo verrà ad uccidermi. Oh no, 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 ragazzi. Allora, questo era un gioco che era molto... Che schifo ha questo nel cesso? Cos'è? È una lucertola? Oh cavolo. Oh no. Non guardare l'abisso, l'abisso guarderà te. Ok, c'è l'elettricità. Dai, solo fino alle 6 dobbiamo sopravvivere. Fino alle cavolo di... Ehi, chi c'è qui? Chi è in questa stanza? Non capisco. Questo lo devo guardare, eh? Se no non riesce a cagare bene. Devo fare qualcos'altro o solo guardare? Si sta avvicinando, è vicinissimo. Oh no. Allora, questo gioco si giocava tanto un paio di anni fa. Mi ricordo di aver visto altri youtuber giocarci, ma io non l'ho mai provato, sinceramente. E... Cioè, mi sento osservato, porca vacca. Mannaggia Flumpy. Cos'è sto Flumpy? È andato via. Vuol dire che... Ah! Era qui! Se n'è andato, ehi ehi ehi. È tornato indietro, ok, è là che vagabonda. Stai seguendo uno strano essere a forma di rettangolo. Oh oh. Mi scusi se l'ho disturbato. Non la guardo, non la guardo, ok. Questo si sta godendo arte moderna, arte mortadella. Ah, scomparo! Cos'era quello? Perché tutti qui? No raga, no raga. Non sopravviveremo mai fino alle 6 di mattina. Cosa succede qua? Winnie, vai tu! Winnie! Winnie era già andato una volta. Oh, porca patata! Rompono le scatole! Che razza di gioco è? Che schifo è? Fanno amicizia! C'è Flumpy Flumpy, c'è schifo scafo! Ti sto guardando. Ok, niente, niente. Si sta avvicinando, ok. Devo sentire. Per fortuna in questi giochi dai me la cavicchio. Me la cavicchio abbastanza. Quindi, mamma mia. Ok, basta chiudere un'altra volta qui. Ancora qui. E fatti una vita sociale. Ecco, lui arriverà tra poco. È arrivato, mi sa. Non è arrivato. Però qua se n'è andato, ok. Ci sono dei rumori molto subdoli, ma ci sono. Oh, oh, si è spostato qua. C'è uno che si sta spostando. C'è uno che si sta spostando. Oh cavolo, sta arrivando da destra. Ha cambiato. E più andremo avanti con il tempo, peggio sarà. Me lo sento, cavolo. Mario, it's a me, aiutami. No, è dietro di te. Signorino, e adesso cosa succede? Cosa succede se qualcosa... Si avvicina. Porca patata. Il suo amico. È arrivato, è lui che ogni tanto smette di guardare l'arte moderna. Ah, scassa maroni glacé. Ok, se n'è andato. Se non fossi un esperto a FNAF, quest'oggi saremmo già morti. Triste, non sono riuscito ad uccidere Gabi. Piango. Rimani là nei tuoi cavolo di crateri. Ti spedirei su Marte se fossi Elon Musk. Puh. Non ho capito questo del cesso. Cioè, c'entra qualcosa. Secondo me quello del cesso è arrivato ad un certo tempo. Mamma mia. Comunque sta andando stra bene. Cioè, alla fine mi aspettavo una challenge in più. Mi aspettavo una challenge in più, sinceramente. Sono dei nababbi.
Le nubi na... Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! L'ho chiusa! L'ho chiusa! È come la Foxy! Quando l'ho visto il cesso vuoto ho detto è come la Foxy. Ok, dobbiamo stare attenti. Ogni tanto corre come una ossessa. Quel cavolo di... Papà caga oro. Cosa sta succedendo nella camera 3? Sta arrivando qualcos'altro dall'inferno. Per ora stiamo resistendo, ma abbiamo fatto metà batteria. Ragazzi, forse posso vincerlo al primo colpo, senza un jumpscare. Vi rendete conto di quello che possiamo fare noi in vacanza con tutto lo stress? Ok, incredibile. Tanto alla fine basta guardare qua. Oh, quel coso sta correndo. Non sta correndo. Ok, sta correndo il suo amico. Ok, continuiamo così. Oh, tutti e due! Una visita doppia! Doppio schiaffo! Ringo! Tutte e due che mi vogliono spaccare. Eh? Cosa esce da qui? Perché? Perché sento un incombente pericolo? Perché lo sento? Oh! Cos'è quello? C'è un coso che sta venendo nella mia stanza! Cos'è quello? Cosa cavolo è quello? Cosa cavolo è quello? Cos'è sta cosa? Porco schitto. No, ragazzi, non credo che vinceremo. Ok, se n'è andato. Meno male. Meno male. Meno male. Dai, dai. Oh. Si sta avvicinando. Cosa vuole sto pagliaccio? Ci deve essere un modo. Ci deve essere un modo. Era qualcosa con l'inferno. No, questo mi ammazza. Questo mi ammazza, raga. Ho paura. Questo mi ammazza. Questo arriva, mi ammazza. Ah, il cesso. Ancora. Si sta avvicinando tantissimo. Secondo me non devo usare troppo il portatile. Per forza. Non devo usare troppo il portatile. Ogni volta che lo uso, sto coso si avvicina. Ho paura di lui. Ah. Ah. No, no, sta arrivando. Ogni volta che uso il portatile, non posso più usarlo. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Non posso più usarlo. Se lo uso un'altra volta, lui mette un'altra manina e mi spiezza in due. Vedete? Non vede l'ora. Non vede l'ora il pagliaccio. È Ronald. È Ronald. Vuole costringermi, vuole infilarmi a hamburger. No, sta mettendo la manina. Sta mettendo la manina. 6 di mattina, venite, vi prego. 6 di mattina, sto... Uso tutta la torcia. Non importa, uso tutta la torcia. O la va o la spacca. Tenete duro, ragazzi. Tenete duro, campioni. Non moriremo, ragazzi. Zero jumpscare. Zero cavolo di jumpscare. Sì, sì. Sta arrivando con la sua manina del cacchio. Sta arrivando, ma io non uso il portatile. Resisto. Resisto. Finché posso. Oh, sto sprecando però troppa batteria. No, ragazzi, se la sto per sprecare tutta, mi tocca andare. Giù le mani. Giù le mani. Picchiamolo in qualche modo. Guardate, il bambino ha paura. Pure il bambino ha paura di sto scorpio. Ti prego, ti prego, ti prego. Qua è una gara di pazienza. Oh, mi prego. Basta. Yeah! Cosa? Prosciutto? Aspetta. Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Raga, zero jumpscare. E non conoscevo il gioco, non l'ho mai giocato. Oh, signore! Beh, ragazzi, qui avete un pro. Qui avete un cacchio di pro davanti. Ma adesso voglio provarmi a prendere i jumpscare. Allora, adesso voglio riprovarci. Però stando meno attento, perché sono troppo bravo. Sono troppo bravo, che ci posso fare? A parte gli scherzi, no, veramente sto gioco fa cagare addosso, di paura. Per quello è solo una notte. Una notte basta e avanza. Ah, ok. Cioè, sono curioso. Allora, l'inferno c'era perché è arrivato quel mostro infernale. Adesso voglio vedere che succede se mi becco ogni jumpscare. Voglio prenderne alcuni, soprattutto quello del pagliaccio. Cioè, il pagliaccio verso la fine... Veramente mi ha fatto cagare addosso. Quindi adesso niente. Tipo, anche questi occhi non ho capito cosa sono. Se prima o poi arrivano, se sono un mostro. Magari devi guardarli ogni tanto. Cioè,
Però lo stile è bellissimo. Questa praticamente ti attacca quando finisce la carta igienica. Questo l'ho capito io. Qua c'è già... Ok, Flumpy è qui. Flumpy è qui. Quindi se adesso metto il monitor... Oh, oh, oh. Ok, ora mi attacca. Cacchio! Ti bastona! Questo sono io! Questo sono io! Sarei diventato della marmellata alle prugne marce! Ok, ora si è attivato l'inferno, no? Vedi? E ora vedete dove c'è... Ah, ok! Ho capito, il mostro dell'inferno, poi, tra l'altro, che ora si è attivato, vuol dire che si sta spostando in varie camere, vedete? Quando è bloccata la 4, vuol dire che il mostro infernale si è spostato sulla 4. Ok. Vedete, adesso è andato nella camera 1, il mostro infernale si sposta. Lui non si può vedere in camera. Ok, va bene. Però sono curioso del pagliaccio. Il pagliaccio vorrei, tipo... Vorrei che mi uccidesse solo per vedere il suo jumpscare. Usiamo tanto il computer, che più lo usiamo, più arriva lui, vedete? Più lo usiamo, più arriva. Non mi ha ancora ammazzato. Sbrigati! Sbrigati a farmi fuori! Sbrigati! Niente, ora arriva, cioè, per forza. Andiamo anche in giro con le camere. Facciamogli... Convinciamolo. Oh! Oh, oh, oh! Cosa cavolo era questo? Cosa cavolo era? Era tipo Golden Freddy. Ma porca... Ok, uno ha fatto tutta la lista dei jumpscare. Cioè, però ci mette un casino, il pagliaccio a venire. Pensavo molto prima. Quindi se devi usare tantissimo il portatile, poi alla fine esce come un pazzo. Eccolo, eccolo, eccolo là! Dai, dai, pensavo peggio, pensavo peggio. Poi vabbè, c'è la marmotta che arriva. Ti fa... La marmotta è cattiva. Papà Castore è cattivo, eh. Questo è il mostro... Ok, questo è il mostro assurdo. Poi c'è questo che è stranissimo. E vabbè, Golden Freddy che... Arriva se chiudi le porte. Va bene! Ragazzi, questo era tutto. Vediamo se c'è One Night at Flumpy's 2. Ah, ok, esiste! Buono, ragazzi! Fatemi sapere se volete vedere il secondo. Magari ce lo andremo a giocare la prossima volta. Magari ve lo faccio uscire come video in più, dai. Ci starebbe, magari un giorno. Ci sta, ci sta. Allora, c'è anche il 2. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se volete vederlo con un bel like. Vi ricordo, negozio del Gabbiano in descrizione. Scusate un po', tipo, i cambiamenti. Ma presto ci stabilizzeremo e faremo tanti altri nuovi video. Intanto vi ringrazio per la pazienza. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi!